finalmente settembre, tutto bene? Direi che ricominciamo con i nostri caffè. Lo preparo e ci vediamo subito. Eccoci qua, riprendiamo le nostre buone abitudini. Di cosa parliamo oggi? In verità ci sono un paio di cose che vorrei condividere con voi, per cui è un video un po' a ruota libera. Pensandoci bene, potremmo concludere la nostra trilogia del 110%. Vorrei concluderla per dire due cose banalissime. Per noi che facciamo commerciale, industriale, residenziale, il 110% è una grande occasione persa. Grande occasione persa per riqualificare i luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro sono i posti, diciamo, sono i luoghi dove passiamo la maggior parte della nostra giornata, sono i luoghi dove consumiamo più energia, sono i luoghi dove un efficientamento probabilmente servirebbe e dove a volte la parte dell'efficienza energetica viene trascurata. A volte si preferisce spendere qualcosa in più tutti i mesi piuttosto che fare degli investimenti a lungo termine. A volte si ragiona a breve, brevissimo termine perché il mondo è molto cambiato. Investire magari su una sede a lungo termine quando non si sa se fra 3, 4, 5, 10 anni questa sede potrà cambiare perché cambiano queste dinamiche diventa difficile. E il 110% è una grande occasione per poter fare questo, per riqualificare i luoghi di lavoro, dato che quando uno investe nel luogo di lavoro generalmente poi questi costi li scarica comunque, avere un credito, poterlo cedere, avere uno sconto in fattura probabilmente era anche un'operazione quasi a costo zero, perché alla fine che la banca prenda un credito di un'azienda o che la banca prenda un credito di un privato cambia veramente poco. Che lo sconto in fattura venga fatto a un'azienda o che lo sconto in fattura venga fatto a un privato cambia veramente poco. Anzi, l'azienda anche senza sconto in fattura avrebbe comunque scaricato questi costi. Quindi, purtroppo sono stati messi diversi paletti, diversi vincoli che limitano molto la possibilità di intervenire sui luoghi di lavoro. E noi crediamo che sia un'occasione veramente persa. Ecco, questo lo dico a voi come se lo dicessi al bar sostanzialmente. Vi ricordo però che rimangono altri bonus, rimane il 50-65, vi ricordo che esiste anche il bonus facciate, vi ricordo però che in tema di agevolazioni fiscali sull'edilizia non c'è solo il 110%. Io direi che per oggi è tutto, è il nostro primo caffè di settembre, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, immobile impresa, aziende in movimento, sempre.